Super favoriti già dalla primissima competizione, come è andata? Sicuramente una grande soddisfazione. Sì, no, bellissimo, guarda, siamo partiti con l'intenzione di riuscire a far bene, portare a casa tutte le prove, perché da quando è iniziato il rally del Due Laghi quasi tutte le prove le abbiamo vinte noi, finché siamo stati dentro, perché due gare siamo usciti su due edizioni, e quindi adesso è un po' questa abitudine che vogliamo andare avanti ogni gara, riuscire a vincere, portarci a casa perlomeno tutte le prove, tutte le PS. Questa ce l'abbiamo fatta, quindi ti dico, è andata benissimo. Però al di là di tutto, dai, ieri siamo partiti bene, abbiamo fatto una bella calasca, insomma siamo partiti questa mattina già, insomma, con un altro spirito, e niente, adesso a Urano a me piace molto e l'abbiamo migliorata sempre di più. E abbiamo abbassato, si può dire, di quasi 30 secondi dal giro di stamattina, perché poi era tanto viscido. Adesso abbiamo fatto dei cambiamenti di assetto, abbiamo imparato le gomme ancora più dure, e niente, adesso sull'ultima è andato dentro bene, abbiamo abbassato ancora il tempo e soddisfatto, dai. A chi dedicate questa vittoria? Beh, a dedicarla, vabbè, a tutti gli sponsor che ci danno una gran mano, e a tutti, bene o male, i fans che abbiamo in giro, perché veramente sono sempre tantissimi ed è bello poterli accontentare con qualche traverso, insomma, un po' di numeri che riusciamo a fare. E ora abbiamo raggiunto con immenso piacere il presidente Beppe Zagami, un rally molto interessante, ma anche con qualche difficoltà. Sì, chiaramente i rally qui nel VCO sono molto complessi, bellissimi, selettivi, e quindi abbiamo avuto qualche piccola difficoltà gestita alla grande dal mio staff, dallo staff della sicurezza, della direzione gara e dei commissari di percorso. Anzi, fammi ringraziare chiaramente le forze dell'ordine che ci hanno sempre seguito in tutta la manifestazione, le istituzioni chiaramente sempre al nostro fianco. Ha vinto Davide Caffoni, non una novità. Igor Ianni ieri si è autoeliminato, peccato, perché eravamo curiosi di vedere il livello di Igor, dove era arrivato. Però lasciatemi dire una cosa importante: io sono molto contento che Alessandro Cadei, che è un ragazzo paraplegico che guida le macchine da rally, ha fatto undicesimo assoluto e secondo di classe. Sono molto contento per questo, perché Alessandro Cadei se lo merita.